Siamo qui perché vogliamo essere assunti, siamo quelli che Renzi ha lasciato fuori dal piano assunzionale, siamo quelli che lui ha voluto rendere sacrificabili per appunto portare avanti le sue idee a nostro avviso folli. Io sono un'insegnante specializzata nel sostegno. La mia laurea mi dava un valore concorsuale, la legge 53 del 2003, dovevo essere assunta e non adesso essere qui a protestare per difendere i diritti non solamente di noi come lavoratori, ma per difendere i diritti dei bambini più deboli che hanno diritto ad insegnanti specializzati nel sostegno. La situazione è paradossale in quanto ci sono docenti che entrano da vecchie graduatorie che non hanno mai insegnato, magari non è nemmeno colpa loro. D'altro canto ci sono invece docenti che per anni hanno insegnato o comunque si sono abilitati in tempi recenti che non hanno nessun diritto. Costretti a un concorso farsa, come tutti i concorsi italiani, a cui bisogna pagare per poter accedere e per il quale probabilmente verranno banditi un numero di posti assolutamente insufficienti a garantire la stabilizzazione di tutti noi precari che da 5, 10, 15, 20 anni stiamo garantendo lo svolgimento dell'anno scolastico. Non accetto di essere tagliata fuori dopo 10 anni che faccio questo lavoro. Se guardiamo anche solo la realtà locale, a nessun autista che lavora per il trasporto pubblico statale verrebbe chiesto di rifare il concorso dopo 10 anni che già lavora e già è stato assunto. La buona scuola non è una buona scuola, ci ha tolto la parola perché noi siamo inesistenti, di noi non si deve parlare perché noi siamo la dimostrazione evidente del fallimento della legge 107, ovvero della buona scuola. La supplentite non è stata assolutamente rimossa, i precari sono rimasti, le scuole vanno avanti grazie a noi. Io personalmente ho ricevuto 51 convocazioni da settembre. Faccia lei. Vorrei ridire a Renzi che quando dice che il precariato è risolto in Italia, beh, forse siamo stati tutti un po' distratti o non sappiamo chi siamo noi. A Renzi, i precari della scuola stanno davanti al MIUR e t'aspettano. Ciao!